Datemi qualcosa da spaccare. Mannaggia la puttana! Mi bannano il video oggi. Bella a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube in questo nuovo video. È appena finita, Como 5 Cosenza 1. Andatevene a casa, va. Ma andatevene a casa, dai. Non sapete più giocare a calcio, no? Che poi noi la partì bella e che ce la siamo giocata! Questi hanno segnato per dei nostri errori. Hanno segnato perché il Cosenza ha sbagliato oggi in difesa. Se no oggi, se mettevamo dentro qualche pallone in più, se sfruttavamo quell'occasione in più che abbiamo avuto, forse oggi un punto o 3 punti a casa noi li portavamo. Abbiamo sbagliato in difesa oggi per me. Il rigore, che sia volontario o involontario, ce la potevamo risparmiare. Il primo gol che ha sbagliato Rigoni la marcatura, potevamo risparmiarceli sti gol, così come a Bari, stessa partita identica di Bari, nel primo tempo prendi gol, poi la pareggi e poi vai in palla, perché non sai giocare, questa è la verità. Oggi dovete esonerare anche gli ali, perché gli ali ha rotto i maroni, ha rotto. Non posso manco dire quello che penso, perché se no mi banno il video oggi YouTube, perché veramente c'è da prendervi a schiaffi e insulti in una maniera incredibile oggi. Avete seccato, avete seccato, siete inguardabili. Ma almeno ci pensate a quelle persone che vi seguono in trasferta. Che dici, ma questi si fanno chilometri su chilometri per noi. Però poi la fiducia non viene ripagata perché giocate così, perdete. Ci sta, non è detto che le partite vanno vinte per forza, perché dipende pure dall'avversario. Oggi il Como alla fine ha vinto, però ci devi provare. Ci devi provare, porca miseria. A vincere la partita. Cioè, non so se vi siete resi conto. Siamo ultimi in classifica. Più continuiamo così, più rischiamo la retrocessione. Oggi era fondamentale vincere, era fondamentale. Ma voi non l'avete fatto. Non l'avete fatto perché siete una massa di caproni. Questa è la verità. Siete dei caproni, non meritate di indossare quella maglia rosso-blu che vi mettete ogni santo giorno, perché non siete degni di indossare la nostra maglia. Non siete degni. Dopo oggi ve la dovreste togliere quella maglia e non ve la dovete rimettere più, perché non siete degni. Non siete degni. Che cosa vi darei per rivedere la squadra della promozione o la squadra che avevamo 5 anni fa al primo anno di Serie B? Cosa vi darei per rivedere quella squadra? Darei tutto, tutto. Basta che non rivedo più a voi perché mi avete seccato. Non è possibile. Ci vediamo martedì. Ci vediamo, vediamo che facciamo martedì. E poi ne riparleremo nuovamente. Niente, ragazzi, è andata così. Video sfogo assolutamente perché mi dovevo sfogare. Speriamo bene, ma chi ti speri ormai? Chi ti speri? È finita. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere, guarda, a parlarne. Mi viene da piangere. Avete seccato. Andatevene tutti. Ciao ragazzi, mi raccomando, mettetevi piace e iscrivetevi sempre al canale. Ciao.